Sono un po' gli angeli custodi, ho detto l'anno scorso, perché sono quelli che vigilano, quelli che cercano in qualche maniera di favorire anche una qualità di vita dei nostri cittadini, e ce n'è tanto bisogno. Però oltre questo, un po' ad esempio di San Sebastiano, che è il loro protettore, questo aprirsi alla solidarietà degli altri, degli umili, dei poveri, ecco, rinunziando a qualche cosa di proprio per mostrare che si è veramente tutti affratellati e soprattutto che c'è una sensibilità particolare per chi ha più bisogno.